Qua. Benvenuti a questo primo appuntamento di questa nuova rubrica che vorrei eh, fare con i miei colleghi Fernando e Alessandro. dalla quale insieme beviamo un caffè e parliamo di argomenti eh, svariati, non solo tastieristici o pianistici, ma anche argomenti eh, comuni a tutti, eh, come questo primo argomento che volevo portare. volevo parlarvi appunto di un passaggio che ho fatto ormai diversi anni fa tra questo cioè la carta stampata con lo spartito come vedete io avevo l'abitudine di eh, tenerle a, rilegate in questi quaderni con le buste molto comodi e questo che è l'iPad o un tablet in generale. Volevo parlare con voi di eh, questo passaggio che ho fatto qualche anno fa, come vi dicevo, ehm, per comodità, perché avendo tantissimi progetti eh, con i quali lavoro, stiamo parlando di musica live, ma non necessariamente, nel senso che lo uso sicuramente il 90% delle volte nei live, ma mi capita anche di usarlo spesso e volentieri in studio per registrare o per altre attività. Volevo un po' analizzare con voi i pro e i conti perché alcuni di voi mi chiedono eh, cosa uso, eh, come faccio a gestire eh, le parti, e quindi mi, mi sembrava interessante portare sul canale questo questo argomento. Allora, partiamo innanzitutto dai pro e i contro tra eh, tablet e carta stampata. Partiamo dalla carta stampata. Innanzitutto sulla carta io intanto do per scontato che naturalmente si, ha, eh, si debba leggere e si ha la parte. Quando si hanno tanti progetti, eh, la, per la maggior parte delle volte eh, io leggo anche se so perfettamente che sarebbe buona cosa mantenere la memoria ma purtroppo non ne ho molta spesso e volentieri i lavori che mi arrivano arrivano all'ultimo momento non si ha neanche il tempo per prepararsi tutta memoria e quindi sono costretto ad utilizzare lo spartito quindi vi dicevo i pro e i contro della carta innanzitutto la carta ha questa fisicità diciamo questo, questo, questo materiale meraviglioso col quale io posso prendere appunti posso, posso fare delle modifiche al momento e rimane sempre tutto chiaro posso mettere dei colori per esempio in questa parte avevo segnato già la patch che volevo usare sulle tastiere l'ho messa evidenziata insomma eh, ci sono diversi aspetti legati alla fisicità della carta Mm, un altro aspetto positivo è che è, è molto più chiara spesso e volentieri. Perché se io prendo un quaderno di queste dimensioni me lo metto da parte ed è molto grande e riesco a vedere molto bene. Le sigle sono molto chiare. Se devo segnare, vedete, per esempio, qua dei ritornelli, l'ho evidenziato. Insomma. Eh, dal punto di vista visivo è un pochino meglio rispetto al tablet. I contro della carta sono innanzitutto la quantità di progetti o di eh, canzoni e di spartiti che si hanno. Eh, io ho sempre comunque, ho qui eh, decine e decine di faldoni con dentro centinaia di pagine di carta stampata quindi anche qui l'ambiente eh, c'è tutto un discorso sull'ambiente che non vi faccio ma mh, è anche da tenere in considerazione quindi eh, mm, ho, di, ho tantissimo materiale veramente e fisicamente è sempre ingombrante l'altra cosa è che se io devo partire eh, magari sto in giro due o tre giorni con due o tre progetti diversi devo portarmi dietro due o tre faldoni se cioè non 4, quindi comincia a essere complicato. L'altro contro è che ogni volta c'è una scaletta nuova e quindi tutte le sante volte devo tirare fuori la carta, le, le pagine. Rimpaginare oppure durante il live andare a cercare è brutto, è spiacevole. Tra l'altro, quando, quando voglio fare l'impaginazione a me piace avere sempre naturalmente la il brano aperto quindi devo pensare al fronte e retro di alcune pagine che sono doppie altre sono singole insomma diventa molto complicato l'altra cosa eh, contro è forse un filo di più la luce nel senso che devo avere un leggio devo avere una luce sul leggio per farmi, per farmi luce appunto sulla pagina ci sono degli accessori chiamiamoli così che bisogna avere eh, in più rispetto al tablet passiamo al tablet allora come vi dicevo io, vi dicevo, io lavoro su un ipad tra l'altro un ipad vecchio forse un ipad 2 o 3 questo non lo so neanche e eh, comunque mh, per quello che mi serve in questo momento va benissimo e me, me lo utilizzo allora Innanzitutto, eh, io ho scaricato un'applicazione che per quanto mi riguarda vi consiglio che è Foscore, questa qui non so se si vede, che è proprio stata pensata per i musicisti. Per la lettura eh, dei musicisti. Adesso qui ho una parte di batteria perché come vi dicevo non lo uso solo per, per, per me, ma anche per per altre occasioni c'è stato un collega che è venuto a registrare qui in studio, aveva bisogno della parte e gliel'ho preparata su tablet perché è la cosa più veloce e rapida che c'è. Andiamo a prendere per esempio una parte di eh, tastiere o pianoforte, per esempio De André. Ad esempio questa, come vedete l'applicazione... Io carico attraverso mh, Dropbox, ma ci sono altre varie funzioni eh, su questa applicazione. Carico i PDF all'interno dell'iPad e eh, l'applicazione eh, li legge. Quindi questi sono PDF. Non devo... Mh, legge molti altri formati, ma il formato eh, standard diciamo che è il PDF per gli spartiti o per la lettura in generale. Come vedete è molto luminoso. Le dimensioni non sono, non sono paragonabili alla carta, come vedete è molto diverso, qui la lettura è sicuramente migliore, ma i pro per quanto riguarda l'organizzazione e la quantità di eh, spartiti o di progetti che si hanno, non, non c'è paragone, non c'è assolutamente paragone intanto per ovviare alla dimensione si può, si può usare questa funzione che ha questa applicazione vedete spezza la, la pagina in due ed è un po' più grande mettendo il, il tablet in orizzontale però a dirvi la verità non la uso mai per girare la pagina eh, c'è il touch e si va via così vi stavo dicendo non c'è paragone per l'organizzazione delle parti e dei, e dei progetti perché io posso caricare una quantità indescrivibile di parti perché tenete presente che i pdf sono molto leggeri e posso organizzarle sempre tramite questa app con delle eh, liste, lui le chiama liste ma non sono nient'altro che dei concerti oppure proprio dei progetti quindi non so il progetto su De André o degli altri progetti di altre cover band o come vi dicevo prima ci sono dei colleghi che sono venuti in studio apro un progetto una lista dello studio e ci butto dentro tutti i pdf che voglio all'interno c'è della lista nel nome della lista c'è ci sono tutti gli spartiti vedete L'altra cosa super comoda è che io questa lista la posso gestire come una voglia. Quindi, se la scaletta cambia, non c'è nessun problema. Prima del concerto, naturalmente, bisogna perderci, ma sono 5 minuti veramente. 5 minuti con la scaletta che vi danno o che, o che fate voi. Gestite le, le, le parti, ve le mettete in ordine e quindi siete pronti. Un altro pro è la luminosità, nel senso che non ho bisogno di una luce, perché crea già eh, il, il tablet, è già luminoso di suo, quindi mh, non ho bisogno di niente. Io me lo metto lì, dopo vi faccio vedere cosa uso eh, per, per, per reggere, c'è uno stand che regge l'iPad, me lo metto lì davanti, buio, luci, mh, bisogna fare un pochino attenzione ai riflessi, ma... Se durante il soundcheck o oh, i primi brani vedete che c'è una luce che riflette parecchio sull'iPad, lo sistemate appena, trovate un'altra posizione appena avete una pausa e andate dritti senza problemi. Quindi veramente molto comodo. I contro. Il contro è... è... ha ah, un altro pro, vi dico che mi sono dimenticato prima di dirvi, come posso dire, è... avvenimenti catastrofici durante un concerto, per esempio vento, la prima cosa che è odiosa quando si hanno le parti, i fogli oppure dei faldoni. Il vento è tremendo, bisogna avere 2000 mollette, cercare di, di fissarlo e poi non si è mai sicuri. Oppure eh, il passaggio di colleghi, dell'artista, dei, dei tecnici che sbattono contro la pagina, te la fanno cadere, cioè diventa molto pericoloso. Con l'iPad non c'è nessun tipo di problema, se, se vuoi ponere su anche l'uragano, se è uno stand è stabile, rimane lì e ci vediamo alla fine del concerto. Il contro i il contro, vi stavo dicendo, i contro dell'iPad sono innanzitutto la corrente, nel senso che la batteria, nel senso che un device che eh, naturalmente va a batteria, quindi sia sempre un po', almeno personalmente, ho sempre un po' l'ansia di avere abbastanza batteria, che durante il concerto non si scarichi troppo, eh, quindi spesso e volentieri faccio proprio i concerti con il caricabatteria inserito attraverso una presa di corrente sui palchi, ce n'è eh, sempre in abbondanza e quindi eh, lo utilizzo collegato. Ci sono state delle volte dove non sono riuscito a collegarlo, soprattutto quando lavoro eh, quando suono dei concerti in piedi, non posso star seduto. Ho il cavo un po' corto, cosa che dovrò, alla quale dovrò rimediare. Vabbè. E, eh, quindi l'ho caricato prima del concerto, l'ho lasciato in carica bel po' due, due ore, ho sempre eh, mh, sono sempre partito con i concerti con il 100% di carica. A volte mi è capitato anche col 70%. Tenete conto che la media è di scendere di un 20% dalla batteria a concerto quindi un'ora e mezza due di concerto. Si arriva a scende del 20%, più o meno la media è questa. Consuma parecchio perché è sempre luminoso, rimane sempre acceso. Un'altra cosa che questa applicazione fa è ehm, bypassare la, la, la chiusura che ha le, di stand by le, proprio l'iPad, e, e quindi rimane sempre luminoso e questo comporta consumo di batteria. L'altro contro, diciamo, è un po' di ansia che eh, vada. Cioè, eh, è comunque sempre un computer qui dentro, c'è cioè un computer con un processore, con una memoria e può succedere di tutto. Eh, può succedere che cominci a piovere, si bagna e eh, vada in guasto. Insomma, c'è sempre un po' di ansietà per questa cosa, nel senso che... Ho sempre paura che si spenga e di rimanere al buio proprio e fa un po parte del gioco io ho quasi sempre un piano b nel senso che ho con me non la carta perché sennò non avrebbe più senso ho con me sempre un portatile un pc un laptop sul quale ho nel quale ho in memoria tutti i pdf Mal che vada, eh, apro, me lo tengo lì vicino in uno zaino, apro, apro eh, il computer e leggo da lì. Lo so che non è bello, però in caso di emergenza eh, si fa anche questo. L'ultima cosa che volevo farvi vedere era. Aspettate che lo prendo, lo stand, lo stand che uso. Io, mi sto trovando, io ne ho provati diversi, ultimamente ho provato questo della Quick Lock, mi pare, sì, e mi sto trovando molto bene. Lo attacco a un'asta, vedete, un'asta normalissima, me lo metto lì davanti le tastiere e vado avanti così. Ok, vi ho detto tutto riguardo quel, questo argomento che mi piaceva, del quale mi piaceva parlarvi. Eh, vi lascio in descrizione i link dell'applicazione dello stand delle, 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 delle cose che, di, di cui vi ho parlato, mm, naturalmente ce ne sono miliardi eh, in commercio. Sia di applicazione che di, di, di stand, anzi, se, ne avete, se avete esperienza e eh, volete mh, indicarmi qualcosa di diverso, scrivetelo nei commenti che mi fa sempre piacere provare eh, nuove cose. Eh, per oggi è tutto. Io vi aspetto per il prossimo caffè. Vi auguro eh, buona giornata. Viva la musica!